Vorrei parlarvi di come questa incredibile mostra di Madeleine Dumas in qualche modo trasfigura quello che definiamo arte figurativa. Arte figurativa normalmente viene sempre vista come un'alternanza binaria, per cui si parla di arte figurativa e arte astratta, piuttosto che arte figurativa e arte non figurativa, o piuttosto figurativa e sfigurativa. E nel quadro di Madeleine Duval ci sono molte arti figurative, ma secondo me queste alternative binarie, diciamo, non funzionano. Non funzionano per racchiudere l'incredibile intensità di tutte le opere di Madeleine Dumas, di tutte le opere su carte, di carta che sono qui in mostra. Vorrei cercare di vedere come Madeleine Dumas entra in ciò che il filosofo francese Gilles Deleuze definisce l'intensità del corpo, la realtà intensa del corpo. Di che cosa parla Gilles Deleuze? Cerca di capire il passaggio del registro drammatico, dell'evento tragico, alla intensità del pittorica propriamente detto, l'intensità quindi del quadro, del gesto, del processo chimico insito nella pittura, che si manifesta e sulla pelle, sulla superficie, sulla materia, materia che è tanto rilevante nei quadri di Marlene. Karine Bourgeois, che è la curatrice della mostra, ha parlato di questa intensità pittorica, un rischio. Quindi parleremo di un rischio stasera, assumersi un rischio. Madeleine Dumas effettivamente si sofferma su questo rischio. È una pittrice, evidentemente, una pittrice che non opta mai per dare una soluzione, per arrivare a una soluzione positiva, una soluzione equilibrata, una soluzione facile, ovvia, giusta. Non è questo che fa col suo lavoro. Viceversa, nel suo lavoro vediamo che ogni volta lei mette in discussione questa soluzione equilibrata. È in un modo abbastanza goffo anche, squilibrato, forse un po' ubriaco. Un gesto irrisoluto che non ci dà mai pace. Quindi, insieme a voi, spero di poter riuscire a capire il mondo di Madeleine Dumas come una specie di ossessione. I quadri per me sono, ed è questo che voglio sostenere, sono ossessivi, diciamo, e noi siamo ossessionati dai quadri. Questo, diciamo, è quanto voglio farvi vedere. Non so se siete con me, mi seguite, posso andare avanti? Bene, inizio quindi, data questa premessa. Spesso arrivano da dietro, arrivano sullo sfondo e a volte sembrano farvi ritorno. Presentano il lato posteriore, le natiche, i culi, le vulve a volte. Si presentano anche di profilo, come in Direction, con l'uomo che guarda la sua erezione, o sottosopra, come in The Turkish Girl, che ci guarda mentre ci mostra i suoi genitori. Questo è all'inizio della mostra. Spero veramente che l'abbiate vista, perché altrimenti, se non l'avete vista, viene un momento veramente forte che emerge dopo questo, dove cominciate a vedere proprio le opere di Madeleine Dumas nella prima sala. Non c'è solo la frontalità, diciamo, del nostro incontro e della loro presenza. Questa frontalità viene in qualche modo resa ancora più potente dai cambi di formato delle sue opere, che possono essere enormi oppure piccole piccole.
A volte ci dominano completamente e in qualche modo ci fanno sentire la sua presenza come in questo quadro. Progetta qui, non capite quanto sia grande, però è veramente enorme. Lo vediamo dal basso perché è un quadro veramente grandissimo. In birth, nascita, le gambe strette, il ventre molto prominente, braccia sollevate in un gesto che sembra di accoglierci e di allontanamento anche. E quindi non siamo noi che le aspettiamo, ma sono loro che ci aspettano. Le incontrate in questa sospensione quasi tra l'apparizione e la sparizione, in quello spazio aperto, in quel tempo aperto. Il tempo proprio che ci propone questa mostra e il titolo è proprio Open End, aperto. L'idea è questa apertura che ci fa capire anche come dobbiamo percepire il tempo e lo spazio, che sono assolutamente disorganizzati. Quindi, quando vi avvicinate alle figure, il processo in qualche modo vi ha portato nel centro di quello spazio sospeso, un tempo sospeso, uno spazio sospeso. Lo definiremo uno spazio liminale, un termine che è stato coniato da un antropologo, Victor Turner, che ha definito lo spazio liminale come uno spazio in cui le persone giocano con gli elementi di ciò che è familiare e li defamiliarizza. C'è questo elemento quindi di riconoscimento e anche di defamiliarizzazione col quale appunto dobbiamo convivere. E ho citato Victor Turner. Si tratta di uno spazio sospeso, uno spazio in cui si riconoscono le cose, però alla fine non le riconosci proprio bene. Non si senti poi così familiare, anche se appunto riconosci qualche tratto. Vediamo adesso un altro esempio. Il titolo Awkward. Anche questa è una parola liminale, in imbarazzo. Qui vediamo una coppia blu. Il genere non è percepibile immediatamente, sono di profilo, ma si guardano, si tengono per mano e anche i loro piedi sono hanno messi assieme. Non so, forse anche voi avete lo stesso ricordo che ho io del periodo dell'infanzia. Io mi ricordo di quando lo facevo con mio padre, gli mettevo i miei piedi sopra i suoi, forse l'avete fatto anche voi, camminavate sui piedi del papà e quindi il papà si muove avanti e indietro e i vostri piedi sono sopra i piedi del papà o i piedi della madre. Siete sui piedi quindi di qualcuno. Ecco, è un'immagine che vediamo qui, è un gesto molto intimo, molto familiare, qualcosa che ci fa ripensare alla nostra infanzia. E quindi vediamo questo segno di intimità, e poi c'è un altro segno di intimità, è un dettaglio. In cui vediamo le mani. Se guardiamo da vicino, sembra che questo incrocio delle mani in realtà nasconda qualcos'altro, una qualcosa di fortemente connotato sessualmente. Tra queste due figure, quindi, c'è un gesto caricato dal punto di vista sessuale, questa complicità, questa intimità dei piedi e lo spazio tra i due corpi. Vedete questo spazio? Uno spazio verticale fra i due, fra le due figure, e questo, secondo me, rafforza l'impressione che questo atteggiamento, questa posizione, un po' a metà tra il mantenere una distanza in modo tale da vedersi magari e l'essere anche però uno vicino all'altro. Ecco, è una postura in via di trasformazione, si sta pietrificando, sta diventando qualcosa di permanente. In questo esercizio paradossale della liquidità del quadro c'è qualcosa che viene mantenuto a distanza e che viene anche mantenuto in questa appunto distanza fra i due che però sono vicini. Se vediamo questa piccola opera che si chiama The Gate, anche qui vedete forse questo spazio strano dipinto tra le gambe della figura. E
Tra le cosce c'è questo enorme colpo di pittura che dà una vertigine perché c'è questo spazio negativo che in qualche modo diventa viceversa molto positivo, fortemente positivo. Nel catalogo ho parlato di fist fucking, e effettivamente penso che sia una cosa del genere. È un fist fucking pittorico. Dov'è la figura? Dov'è lo sfondo? Anche qui, per citare l'antropologo di cui ho parlato poc'anzi, Victor Turner, parla di questi spazi come microspazi audaci, come un limbo sociale in cui il corso ordinario della vita è sospeso. Il corso ordinario dell'anatomia qui è sospeso. Quindi, se sei libero dalle norme, puoi in qualche modo ridiscutere l'identità per arrivare appunto a questa indeterminatezza non binaria. Questo è il quadro che inaugura la mostra, è questo bacio che ti porta nell'intimità. Questa indeterminatezza esita tra visivo e tattile. Il visivo e il tattile sono due parole che effettivamente danno una valutazione e misurano la distanza che e l'avvicinamento empatico di pelle, mucosa, membrane, sesso, fluidi. È proprio l'habitat del desiderio. Le figure sono abitate, possedute dal desiderio. Georges Didier Berman, lo storico dell'arte, parla di questo dicendo che è lo spazio del sentire. Tutto il sentire è un movimento che ci porta continuativamente tra il contatto e la distanza. E parla di un tempo, di una temporalità che sembra che si bacino in eterno queste figure, no? E fra l'altro, facendo riferimento al cinema, forse siete troppo giovani per aver visto e aver ammirato lunghissimo, credo che duri 45 secondi, più di un minuto, il bacio eterno praticamente tra Eva Mary Saint e Cary Grant. Nel film di Hitchcock, Intrigo internazionale, è un bacio lunghissimo. Magari vi pensate anche a il Kiss, il bacio di Andy Warhol. E qui il tempo si allarga esattamente nello stesso modo, c'è questa espansione dell'intimità. Le lingue si insinuano in questo bacio lunghissimo, si scambiano e qui il bacio del quadro, il bacio di quadro. Qui vediamo che qui ci sono dei denti macchiati di rossetto e sembra che si bevano i colori. A volte quando baciate una persona e portate il rossetto, magari i vostri denti sono macchiati, magari la bocca anche diventa enorme col colore del rossetto, e che credo questo sia il momento proprio catturato da Marlene in questo quadro. Questa è la perfezione del trucco, in qualche modo viene continuamente confusa, completamente distrutta da qualche cosa che succede appunto nel quadro. Quindi pensiamo alla liminalità, pensiamo alla prossimità, alla distanza, al visivo, al tattile. E abbiamo visto figure isolate o figure accoppiate o figure che si baciano, ma ci sono anche gruppi di figure. E ci sono anche dei raggruppamenti molto particolari, come in questo raggruppamento di donne con una rana in Betrayal, un'opera del 94 che prevede appunto questa serie di volti, di ritratti,
Questo in qualche modo costituisce un gruppo dove le figure, le facce, i volti sono soli e insieme al contempo, ed è proprio questo il tema della serie. E quindi la prossimità di questi volti si associa anche a una distanza che in qualche modo caratterizza questa coabitazione. E lo vedrete anche in un'altra serie, una serie di altri ritratti di uomini gay al piano di sopra rispetto al piano in cui sono messe in mostra questi volti. C'è una solitudine che viene evidenziata, ma anche il fatto però che in qualche modo questi volti, queste figure appartengono alla stessa tendenza sessuale, allo stesso genere, il fatto di essere insieme, raggruppati assieme, in qualche modo rappresenta sia l'isolamento che il gruppo, distanza e prossimità, ancora una volta questi termini che si contrappongono. Vorrei a questo punto sottolineare che la figura campeggia nel quadro. Si tratta di figure che vengono percepite come non familiari perché non capiamo esattamente in che contesto sono poste. Effettivamente, molto raramente vediamo il contesto in cui le figure si trovano. Non c'è niente che ci fa capire esattamente dove queste figure siano o il tempo, ecco, possiamo vedere, forse non perfettamente, ma possiamo vedere comunque il corpo di questa figura, ma normalmente non riusciamo a vedere tanto in che contesto si trova, in che momento, in che tempo si trova la figura. E ciò che normalmente separa la distanza e la vicinanza, quello che è vicino e lontano, non viene evidenziato. Le figure quindi non ti fanno capire il momento in cui vengono colte, non c'è nessun orizzonte, nessun punto di riferimento spaziale, non c'è non c'è non c'è giorno, di solito sono di notte, non ci sono ombre che permettono di capire, di evidenziare il contesto. Sto pensando a un'opera in particolare ospitata in questa mostra, che si chiama Horizon, si chiama Ender, Orizzonte, e lì c'è una grande esposizione di fiori che sembrano galleggiare su uno sfondo blu-verde, un fiume quasi, che Marlene dice corrisponde alla tomba di sua madre. Ma anche quel quadro, che si chiama appunto Orizzonte, è l'orizzonte della tomba forse, è in una luce crepuscolare, sembra già essere buio, notte. Bisogna sapere che Marlene effettivamente lavora sempre di notte, dipinge sempre di notte, quindi anche le opere si trovano nella notte, immenso confuso di quell'ambiente dal quale non riescono a essere svincolate. Questo spazio e questo tempo si amalgama, diventa un insieme di corpi che sono meno un prodotto di anatomia e fisiologia di quanto non siano viceversa un teatro di elementi chimici e chimerici che appartengono a una materia pittorica eterogenea, ossidativa, in mutazione, viscosa, liquida e intensa. Quindi la notte nel quadro, nel dipinto, è il tratto che le caratterizza. E ci sono delle luci e c'è un e questo ci fa capire, diciamo, la cosa importante nel quadro. Questo approccio liquido adesso in qualche modo lo troviamo collocato nell'ambiente veneziano. Ma dovremmo pensare a come viene realizzato il quadro, a come appartengono alla loro notte. Qui quindi vediamo gli occhi quasi chiusi,
di una persona quasi drogata. Poi ci sono altri occhi, gli occhi spalancati, con una luce incredibile, malgrado la notte. Gli occhi del fratello di Marlene, Baba è il titolo di questo quadro, ed è una delle rappresentazioni dell'occhio più incredibile che ci siano nella mostra. Ci sono molti occhi comunque nella mostra. Per me gli occhi come questo, per esempio, e fra l'altro questo lei dice nella sua guida, è tratto da una pubblicità di mascara, di un bretto, quindi è tratto da una foto che ha ritagliato e ha realizzato questo occhio pazzo che le fa pensare al film che vedrete, Le Chien d'Allu, di Buñuel, che è un film che vedrete tra breve, e si dice dopo Le Chien d'Allu, nessuna rappresentazione di un occhio sembrerà rassicurante, quindi l'occhio è opaco, è scuro, e questa luce crepuscolare è la notte del quadro. E per me corrisponde anche a un mood, a una modalità della memoria, di quello che ritorna. E non posso non pensare a un'altra persona, una scrittrice che ha le stesse iniziali di Marlène Dumas ed è Marguerite Duras, una scrittrice francese molto famosa. La sua intera opera parla di ricordi, sì, di quello che lei definisce l'immenso bordello coloniale dell'Indocina. E della sottomissione alle forze bianche di centinaia di milioni di individui. Sono proprio le parole sue, sono le parole di Marguerite Duras, non prive di legame con quello che ha vissuto anche Marlène Dumas in Sudafrica con l'apartheid. Quindi sia Marguerite Duras come scrittrice che Marlène Dumas come pittrice utilizzano la reiterazione e la ripetizione insistente della follia del vedere, che nel suo ricorrere, nella sua ripetizione, diventa un po' un déjà vu. Personalmente, io sono veramente ossessionata da un libro di Marguerite Duras, che si chiama Le Ravissement. Parla di una donna che ha un'ossessione totale dopo che è posseduta da un delirio di una scena ossessionante che per noi rappresenta il desiderio, la separazione, la vicinanza. Persone che non rivedrà mai, persone dalle quali state separate, quindi questa è l'ossessione di cui parla Marguerite Duras nel libro. E l'ossessione è di una giovane donna che doveva sposare un uomo di cui era innamorata e da cui era amato, e quest'uomo diventa ossessionato da un'altra donna e l'ossessione di quest'uomo è l'ossessione di questa donna è vedere questa coppia che balla e c'è questa sensazione di forte desiderio e sapere che il suo desiderio corrisponde anche a qualcosa di non riproducibile, a qualcosa di morto. Ebbene, penso che la stessa cosa troviamo anche nel lavoro di Marlène Dumas. Nel lavoro di Marlène Dumas ci sono tanti baci, tante separazioni. Abbiamo il languore d'amore, la voracità del sesso, l'ebbrezza che disfa i contorni. E avete anche il lamento di una madre in lutto che versa le sue lacrime nelle pieghe del sudario in cui è avvolto un corpo senza vita.
desiderio e separazione. La cosa incredibile qui è il modo in cui Marlene Dumas rende o rifà o reincarna questa incredibile Pietà Rondanini di Michelangelo, che vi faccio vedere qui perché abbiamo avuto il piacere di vederla prima che venisse cambiata. Per anni è stata messa in mostra proprio a Palazzo Sforza di Milano, in questa mostra straordinaria che era molto semplice, ma che ci permetteva anche di mettere a punto questa nozione di tempo, di lutto. Era una separazione e un momento di prossimità anche quella di Michelangelo. E queste sono cose che abbiamo già visto anche nel lavoro di Marlene. Continuò a tornare a questo criterio di prossimità, tanto prossimo che ti sembra che lo puoi mangiare questo quadro, e questa liminalità che ci mostra sempre Marlene Dumas, questa sospensione, questa liminalità. In molte delle opere in mostra vediamo una cosa che in qualche modo riecheggia un'altra opera, un altro quadro. Ebbene, questa idea è, secondo me, il tema dominante veramente della mostra. La mostra ci fa vedere e anche il segno dell'intensità di questo, dell'intensità pittorica di questa, che emerge da questa mostra. Vediamo che se i quadri, se le figure ritornano e continuano a ritornare più e più volte, è un po' come se fossero sempre già state lì. Magari non erano state proprio a Palazzo Grassi, però si ha sempre l'impressione che tutte le opere siano già state lì. E effettivamente, magari erano già state lì, magari non come quadri, ma piuttosto come immagini. Marlene Dumas è nata nel 53, nel 1953, appartiene a una generazione di artisti che sono maturati negli anni 80, 70, fine degli anni 70, e il critico americano ha parlato, Scrimp, li ha riuniti assieme in una mostra che si chiama appunto Pictures nel 78, e ha fatto vedere come quegli artisti di quelle generazioni utilizzavano delle immagini già preesistenti, immagini che erano comparse sui media, immagini della televisione, immagini fotografiche di cui avevano archivi di materiale raccolto, che in qualche modo replicavano nelle loro opere. Questi artisti erano Cindy Sherman, Shelley Levine, Louise Lawler, Richard Prince, tutti questi artisti, e Lawler fra l'altro espone alla Biennale, magari potete vedere come anche continua ad utilizzare delle opere già esistenti nel suo lavoro fotografico. Marlene Dumas non è un'eccezione rispetto alla sua generazione, anche lei utilizza la fotografia come un punto di partenza per i suoi quadri. Ma la cosa che mi ha sorpreso molto è quando ho incontrato Marlene Dumas, sono stata sorpresa che i riferimenti non sono esattamente quelli che cui pensi tu. Per esempio, a sinistra vediamo la luna rossa, Red Moon. Ecco, questa è l'immagine che ho utilizzato. Come vedete, ci sono delle differenze. Questa è una Polaroid che ha scattato lei a Casa Rosso ad Amsterdam. Lei vive in Olanda effettivamente, ed è uno club di striptease di Amsterdam. Quindi vedete che in qualche modo lei replica l'immagine, ma lo fa con un processo che prevede il ricordo, la memoria, e insieme anche all'innovazione
all'immaginazione, all'invenzione. Questo è molto importante. C'è uno scrittore francese, Monique Wittig, che ha detto una cosa secondo me molto importante. Ha detto bisogna cercare di ricordare, cercare di ricordare, cercare di ricordare, ma se non ricordi, immagini. Immagina, e credo che sia effettivamente bello fare questo equivalente fra i due processi. Non per diffondere notizie false, ma cercando di utilizzare comunque il proprio potere di memoria e di immaginazione nel contempo, senza stabilire alcuna gerarchia tra le due cose. Ecco, Marlene Dumas mi ha fatto vedere questo come modello per l'opera cui appunto ha dato vita a lei. Questo quadro, magari potete pensare che sia Ofelia, ma una di quelle immagini di quadri pre-raffaelliti inglesi in cui vediamo che la donna affoga nel fiume, ma no, non è detto. Invece, magari questo apparente affogamento non è così, non corrisponde effettivamente a un affogare. Questo è un quadro incredibile che si chiama Magdalena Out of Eggs, Out of Business del 95. Qual è il troppo di Maddalena, della donna caduta, che viceversa qui si eleva in qualche modo. Anche qui non abbiamo sfondo, non abbiamo orizzonte. Questa Maddalena in qualche modo emerge, sembra galleggiare un po' nella tela, avanza, si materializza in questo sfondo scuro e il suo corpo appare con questa criniera un po' da strega. Vediamo che i capelli stanno diventando sempre più brutti per l'età, sempre più radi. A questo punto puoi pensare magari a Donatello. È un'opera che adesso si trova a Berlino, era Firenze in mostra poco tempo fa. Si pensa a quest'opera di Donatella e vedi la stessa tipo di capigliatura, pensi che sia la stessa persona, la stessa. Invece non è così. E questo è quanto mi ha fatto vedere Marlene Dumas come un esempio cui ha fatto riferimento per la sua Maddalena. Quindi anche in questo caso, e cercate di ricordare, cerchi di ricordare, ricordare, se non riesci a ricordare, immagina, inventa. Questo per me è un processo veramente interessante, perché questo è quanto mi diceva proprio Marlene. L'uso della fotografia per un quadro, invece di una modella viva nuda, o di modelle comunque, o persone che conosce, lei naturalmente dipinge anche persone che conosce, comunque l'utilizzo di un materiale fotografato, il motivo per cui attraverso la fotografia arriva al dipinto, il fatto di utilizzare delle immagini come base del suo quadro, bene, le permette di non aver bisogno di entrare in contatto con la persona fotografata, perché il modello a quel punto, perché in quanto fotografato è diventato di proprietà di massa, non abbiamo più bisogno di sapere dove la foto è stata presa, non dobbiamo chiedere autorizzazioni. E questo effettivamente fa parte della tensione di una buona opera d'arte, nel senso che a un certo punto uno gli importa, ma non gli importa nello stesso tempo, e credo che questa tensione sia veramente fondamentale. Queste figure, quindi, se ricorrono, se ritornano, se sono ricordi basati su fotografie o invenzioni sulla base di fotografie, se emergono da questa assenza di sfondo, le possiamo definire un po' come figure dell'aldilà. Pensiamo al concetto di Nachleben, di Abi Warburg, lo storico dell'arte tedesco, che parlava, come sapete prima, saggisti, filosofi, come Walter Benjamin, ci dicono che una volta che un'immagine è prodotta, una volta che l'immagine è realizzata, una volta che l'immagine è dipinta, una volta che per esempio esce dallo studio, vive la sua vita, ha una vita, e quella vita, è molto importante, la sua vita. Warburg, con questa idea di Nachleben, va oltre. Nel senso che intende dire che c'è anche qualche cosa che succede a seguito della produzione di un'opera.
E in qualche modo l'opera sopravvive, l'immagine sopravvive, quindi c'è una proiezione in un futuro, quella che è la dopovita, quello che succede dopo che l'immagine è stata realizzata, magari può essere cambiata, magari può rompersi, oppure può essere fatta a pezzi, oppure può essere utilizzata, oppure può essere usata da un altro gruppo di persone, o può essere portata altrove, o può essere usata per fare qualcos'altro. Questo è il dopovita, è l'aldilà. Ma c'è comunque una luce di sopravvivenza che comunque in qualche modo attraversa il tempo e arriva a noi. Vi ho fatto vedere questo dettaglio di un'opera perché anche questo può essere un al di là. Il filosofo belga e un antropologo Depré, che ha scritto un bellissimo libro, Au bonheur des morts, La felicità dei morti. Questa belga dice che non dovremmo provare lutto, dolore per la morte. Non dovremmo salutare i morti col dolore, perché siamo circondati dai morti. I morti sono lì e ritornano, ci sono degli spettri, dei fantasmi che vivono comunque con noi. Ed è questo che secondo me sa significare questa immagine, ed è questo che ci fa percepire Madeleine Dumas con quest'opera. Ma dice anche che l'immagine è un peso. È un corpo abbandonato dalla pittura. Qui la pelle, la carne della madre, di una volto di una madre che ci appare con dei tratti fosforescenti distinti, così appare al condannato. Il titolo è La madre del condannato, è uno spazio negativo, una figura negativa, una specie di spettro, di fantasma, in cui vediamo un momento della figura, la figura che appare, si presenta e viene vista da uno sguardo, il mio sguardo, il tuo sguardo. In francese, per caratterizzare la persona che riceve questo sguardo, parliamo di regarder. Regarder significa sia vedere, ma significa anche vedere di nuovo, significa anche conservare, trattenere, mantenere. Quindi, quando guardi in francese, quando utilizzi uno sguardo, quando regarda, sei in prossimità e a distanza di una persona e nel contempo, oltre a guardare, lo fai già due volte perché fai regard, quindi guardi due volte e questo quindi vuol dire che vedi, rivedi e anche tieni, mantieni. E per me è ciò che ci succede quando siamo confrontati davanti a questa figura. E questo è ciò che ci succede a questa figura, e vediamo uno sguardo intenso, vediamo questa grandissima intensità che emerge dalla pelle dipinta, da questo raddoppiamento continuo, quello che appunto che sono tutti i sinonimi, tutti i significati del verbo regarder, cioè guardare, riguardare, tenere, mantenere, contenere, conservare. Un'altra cosa molto interessante secondo me nella mostra, dicevo che non ci sono spazi, non ci sono tempi in ciascun quadro. Alcuni forse sì, ma per lo più diciamo non c'è un contesto, non c'è un tempo, non potete capire diciamo che momento viene rappresentato, può essere un tempo passato, può essere un tempo presente, sono presenti anche perché forse si riferiscono a un tempo passato da molto, ma comunque la cosa che per me è molto interessante è che
per molti quadri sembra che lo spazio che circonda la figura non sia importante o sembra che in qualche modo possa essere tagliato in qualche modo lo spazio intorno alla figura. Lo spazio è per la figura, lo spazio e il tempo è dato dalla figura, il loro tempo, il loro spazio, è quell'immobilità, quell'immobilismo che emerge. Qui vediamo una figura senza Picasso. Il titolo è Missing Picasso. Quindi lo spazio in cui si trovano i quadri a volte ci fanno pensare alla tomba, al involucro, al Marlène Dumas. Più volte ha preso questo orizzonte stretto per un come in questo Hans Holbein, il corpo del Dio, del Cristo morto. Questo è un quadro di Holbein. Questo quadro in qualche modo mette in discussione il tabù di quello che succede per la figura di Cristo, il Cristo che dovrebbe essere invisibile. Qui vediamo che viceverso il corpo permane, continua a essere corroso dalla morte. Abbiamo parlato quindi di visibilità e invisibilità che ci pone davanti a temi etici. Qui vediamo per esempio, può far vedere la propria vulva, il sedere. Per me questa opera è Turkish Girl, è stato molto in contatto con una serie che abbiamo visto su internet che si chiama P-Valley. È la storia di un club di striptease, un posto in cui le donne sono le pole dancer, ballano appunto in questo club, di striptease nel Mississippi. È una serie veramente incredibile perché vediamo come vengono presentati i corpi di questi donne, presentati e ripresentati in un modo potente, senza nascondere nulla circa il lavoro che fanno. Sono pole dancer, sono stripteaser, sono lavoratrici del sesso, ma in molti casi sono tutte afroamericane, o gran parte di loro sono afroamericane, quindi sono nere, e anche questo è un elemento che in qualche modo è un elemento di forza. C'è questo momento di anche in cui si rivestono queste attrici e si coprono, si vestono con dei colori incredibili, con luci incredibili, come nei quadri di Marlène Dumas. Diciamo, vediamo che anche qui la pelle è dipinta con una fluidità, con dei gesti che rafforza, intensifica qualche cosa. Nella serie P-Valley c'è un po' lo stesso processo che è visibile. E questo è esattamente il contrario del quadro accademico, in cui abbiamo una specie di ninfa che tiene la fonte con il corpo completamente nudo, con un contenitore di qualche cosa che non si sa che cosa sia, di liquido. Qui viceversa sembra una ninfa pazza, deve essere completamente pazza, ha alzato il vestito, si è abbassata le mutande e butta una bottiglia di qualche cosa sul suo sesso, e quindi non capiamo effettivamente qual è il senso di questa posizione, di questa postura. Quindi abbiamo un senso di potenza, capiamo che cosa, vediamo appunto in che posa sta questa donna, vediamo i rapporti di potere tra il chi vede e chi è visto, e questo
emerge in questo hierarchy, che è tratto dall'Impero dei Sensi, il film. La nudità viene marcata da questi contorni neri e si emerge da un segni neri e vediamo che la donna è solo una donna, sembra guardare due volte, che sembra che abbia gli occhi neri ed è piegata sul suo amante, che poi alla fine ucciderà o eviderà nell'Impero dei Sensi. E qui vediamo che l'incrocio dei giochi, anche questo c'è un gioco della visibilità, dell'invisibilità, è sempre molto legato anche al mondo dell'etica. Quindi il rapporto degli sguardi continua anche quando la figura ci dà le spalle o anche quando le figure hanno gli occhi bendati o vengono in qualche modo coperte da un cappuccio. Sono accecate, diciamo, dopo un'esecuzione. Il regime che si arroga il diritto di dare la vita o la morte, in qualche modo si sottrae a qualsiasi tipo di ispezione. La pittrice, the painter. Questa bambina che sembra un po' arrabbiata, ha la pancia tutta blu, le mani sono piene di rosso e violetto, è pittura che ha sulle mani. Il fatto che ci sia questo segno blu, questo segno rosso, ci fa capire che questo è un dipinto, è il dipinto della pittrice. Ha le braccia abbandonate, un po' come il Pierrot, così Gilles si chiama, fanno capire che il Pierrot non fa nulla, e così anche la bambina è rappresentata dalla pittrice. Arlette Fanche, la storica dell'arte, associa le braccia di Pierrot alla condizione del soldato alla fine della guerra, dopo la mobilitazione. A quel punto è un gesto di disorientamento, di perdita di significato, e forse la pittrice è stanca, così come Pierrot è stanco, c'è una presenza di un'assenza, sono spettri dipinti, sono fantasmi dipinti. Anche qui abbiamo delle linee confuse tra ciò che è fisso e ciò che è inanimato. La bambina ha anche dei capelli e delle ciglia marcate, ma la cosa incredibile è che nella precarietà del quadro dipinto vediamo che la pittura lascia degli segni, dei contorni dopo aver svolto la sua funzione. La figura in qualche modo è caratterizzata da questa apparizione e sparizione. E qui, come dicevamo all'inizio, c'è il dramma della figura, il dramma dell'evento, che crolla, si disfa nell'intensità del quadro. Non è il pathos della figura che ci interessa, non è l'azione, non è il posto in cui vengono raffigurati che non sappiamo, ma è la vita liquida, materiale, la pelle delle superfici, come dice Marlène Dumas. Tutta la carica viene così espressa, tutto il momento emotivo del arrossamento, del congelamento rappresentato in blu, è proprio come il teatro dei testi, come delle macchie analizzate al microscopio, le tracce di pigmento liquido sulla carta ci fanno vedere qualcosa che emerge da un orizzonte. Sono come delle bolle, delle globuli e fluorescenze. Sul pube
che è in qualche modo il panorama di questo quadro, vediamo che ci sono tutte delle goccioline di pittura di materia quasi trasparente. E adesso vorrei concludere su questo lavoro. Marilyn morta, Dead Marilyn. Cerco i miei appunti. Niente parla più di questa Dead Marilyn. Anche qui il problema dell'etica, della visibilità. Giornalista ha trovato questa foto di Marilyn Monroe che è stata scattata all'obitorio dopo la sua morte e ha pubblicato questa foto appunto di Marilyn morta in obitorio nel 85. Il titolo della foto era Marilyn nella morte, quindi Marilyn in death e non Dead Marilyn. Dead Marilyn è il titolo dell'opera di Dumas. E nella fotografia Marilyn in Death si vedeva il cadavere di Marilyn con cicatrici, il che ha portato molti a pensare che fosse stata sottoposta a un'autopsia, a un esame anatomopatologico, o se non era quello, forse c'è stata anche la possibilità di un'ipotesi di omicidio. Quindi c'era la necessità, almeno per le autorità, di portare avanti appunto questo esame forense. La scelta delle pitture, quindi l'utilizzo della pittura e da parte di Marlène Dura, in qualche modo si guarda le cicatrici, l'aspetto della corrosione di questo cadavere. Marlène Dumas ha detto che per lei la scelta di Marilyn morta è legata alla morte della sua madre, di sua madre, la voleva mettere in mostra in America e per lei è stato un momento politico immediatamente a seguito del crollo del sogno americano, quindi la morte di Marilyn in qualche modo rappresenta anche la fine, la morte del sogno americano, quindi il gesto pittorico che ha portato a produrre questo palinsesto della pittura. Qui vediamo che pennellate sui capelli in qualche modo ci ricordano all'esistenza di Marilyn Monroe, la stella che sempre aveva dei capelli perfetti, color platino, perfettamente pettinati. E quindi si vede in qualche modo quasi ancora l'effetto della spazzola che ritorna con ossessione a colpire i capelli di Marilyn, la sua capigliatura. E quindi in qualche modo questo quadro voleva prendersi cura di questo corpo abbandonato e bisognoso. Nel suo libro Ghostly Matters dice ossessionante, sono gli spettri che si alzano e che alterano l'esperienza dell'essere in un tempo, il modo in cui siamo separati dal passato, il presente e il futuro. E la cito, questi spettri, questi fantasmi sembrano, appaiono quando il problema che rappresentano o di cui sono sintomi non è più contenuto o bloccato dalla vista, quando le persone che devono essere invisibili viceversa si manifestano senza segni di essere andati via, quando sono disturbati da sensazioni che non possono essere accantonate. Quindi ci sono dei processi di grande violenza che hanno sospeso delle vite, rendendole impossibili da essere concepite, da essere pronunciate a seguito dell'annullamento delle tracce. Questi sradicamenti hanno segnato la scomparsa di centinaia, migliaia, milioni di persone che sono state rapite, torturate, uccise in Ucraina, in Cile negli anni 70, in Argentina, in Sudafrica, paese da cui viene Marlin. E in Russia, in Kosovo, in tutti i paesi occupati, in tutti i paesi colonizzati, in paesi in cui sono stati presi degli schiavi, in paesi che hanno vissuto l'apartheid. Quindi Frantz Fanon, lo psichiatra e saggista, ha analizzato l'esperienza vissuta dai neri ossessionati dalla non esistenza e dalla una morte che continuamente viene riarticolata attraverso la semplice presenza di un corpo nero. Per
me, quindi, per quelle soggettività sospese e i quadri Merlin Dumas rendono possibile la riapparizione in ciascuna delle figure che sono state sfigurate da parte dell'impero coloniale per ragioni legate alla razza, al genere, età, dissidenza sessuale, stato di salute o cultura. Si cerca una figurazione che sia uno sismografo spettrale. Sono spettri e sono messi assieme in coppie, serie, famiglie, quartieri, a rendere testimonianza anche di un'organizzazione fobica della repressione e di colpevolezza che colpisce non solo i singoli, ma anche i genitori, i figli, gli amanti, gli amici, gli simpatizzanti. Per esempio, c'è anche in mostra Oscar Wilde e il suo amante, Lord Alfred Douglas, c'è Pierpaolo Pasolini rappresentato con la madre, Anna Magnani, e anche Mohamed El Katrami con l'amante Abdallah Bentagra. Ed entrambi sono amanti di Jean Genet, sono entrambi amanti di Jean Genet. E poi ci sono i 46 grandi uomini omosessuali gay del XIX e XX secolo. E quando rende un omaggio a Charles Baudelaire, il poeta francese, il suo compagno Jean Duval è lì, il suo traduttore Avid Boisat, così come il suo poesia Les Espoirs de la Vieille, la sua poesia Les Joujoux du Pauvre. E forse anche il ratto che compare nella poesia. E sono anche modi di raccontare delle storie che in qualche modo non hanno nulla a che vedere con quell'uso ontologico che distribuisce il senso di agenzia tra dei soggetti pienamente attivi. E quindi non c'è resurrezione, ma piuttosto un tempo lunare verso e oltre un orizzonte che richiede un tipo particolare di percezione. E questo ho citato Denis Diderot, lo storico d'arte e filosofo francese del XVIII secolo. Ed è questo oggetto della pittura di Marlène Dupin. È lei che ci parla di uno spaesamento. Non quello dei grandi artisti bianchi di cui parlava Diderot, che vuole in qualche modo dare vita ai suoi modelli nella pittura occidentale bianca. Viceversa, no, Marlène Dumas ci fa vedere uno spaesamento che ricopre di ombra, di pustule, polvere, cenere, fumo, disperdendo in un teatro di textures ciò che fa poi la storia della pittura. La cosa importante per me è che Marlène Dumas in qualche modo si mette davanti a ciò che fa la storia nella sua pittura. Poi c'è il contenuto, no? Cioè, ogni parte dello show è evidentemente legato a dei fatti storici, ma non è importante per me. Per me non è questa la cosa importante. Perché la cosa che secondo me è importante, la cosa che Marlène Dumas ci fa vedere, il contributo alla pittura, alla storia della pittura, alla storia della pittura moderna, è far sì che la materia della pittura sia storia, far sì che tutte queste linee confuse, liquide, fluide, secche, le pustole, le erosioni, tutta la vita del quadro, è quello che, fa la storia della pittura. E le sono veramente grata per questo, perché è veramente uno spaesamento fortissimo nella storia dell'arte, e con questo ringrazio lei e vi ringrazio per aver ascoltato la mia lunghissima conferenza. Grazie. Ci sono domande, commenti?
avrei voluto parlare con voi. Se avete visto la mostra, mi avrei voluto sapere da voi che quadri vi sono piaciuti. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Ci sono due quadri. In uno c'è una sposa e un altro con un costume. No, no, sono le mutande, non è un costume. Che cosa significano questi quadri? Ha cercato di seguire la pittura tradizionale, forse? Non ho capito effettivamente che cosa ha voluto farci capire con questi quadri. Ci sono questi quadri verticali molto lunghi, uno è a sinistra. E uno a destra, sono messi uno vicino all'altro. In uno è il quadro con una donna con i capelli messi su e le mutande tirate giù, e l'altra viceversa è una donna che sembra un po' uno scheletro. Io non è che devo spiegare il significato, perché naturalmente ciascuno può dare il significato che vuole a un'opera. Io non sono una guida, ciascuno di voi potrà interpretare ciascun quadro come vuole. Bisogna vedere che cosa significa per te, per esempio. Beh, per me sono due promesse. Una è una promessa sociale e quella è per avere un costume da bagno in pubblico. Ma questo che cosa ti fa porta a dire? Forse voleva raffigurare un nudo, ma ha voluto mantenere dei segni. È interessante perché sta in qualche modo mettendo le due opere l'una vicino all'altra con un desiderio di potere, un desiderio di potere sul suo corpo e un viceversa rispetto di una norma sociale, senz'altro una buona interpretazione. Io non è che voglio spiegarvi il quadro, non posso spiegarvi il significato del quadro. Sembrano veramente degli spettri, dei fantasmi, e sono un po' ossessionanti. Anche voi, anche tu sei stato ossessionato da questi due quadri nella loro articolazione, li hai voluti vedere l'uno vicino all'altro. Ecco, ed è così che lei scrive la storia, traccia la storia. Evidentemente è importante quello che lei dipinge, ma oltre a ciò che lei dipinge c'è questa qualità spettrale, c'è il fatto che sembra che ci avvicini, si venga vicino e ci incontri questo spettro. E questo è un altro modo per scrivere la storia. In qualche modo lei fa sì che queste figure si avvicinino a noi e ci parlino, e non sappiamo esattamente che cosa ci dicono, ma percepisci comunque che c'è questo avvicinamento, c'è questa emergere, questa apparizione e sparizione, questa figura che arriva. Ma lei programma i suoi dipinti oppure li vede emergere nella tela, diciamo, li vede emergere per quello che ci sono queste linee confuse. Forse colora la pelle e questo, secondo me, non è una cosa privata. Qual è il quadro che vi ossessiona, che vi è rimasto in mente? Grazie mille per la conferenza bellissima. Io forse vorrei aggiungere una cosa a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto. Qual è la nostra immaginazione privata e qual è viceversa la coscienza collettiva? Verso la fine della conferenza hai detto una cosa che mi è rimasta in mente.
Se ho capito bene, hai detto che il quadro non è una vita, non porta la vita, ma piuttosto vive, come in uno spazio subliminale, uno spazio sospeso. E mi stavo domandando che cos'è questo spazio subliminale. Se torniamo a quello che ha detto Abi Warburg, che è citato, lui pensava di questo spazio, a questo immaginario collettivo, o piuttosto pensi a questi spettri? Hanno uno spazio, o lo spazio è in questo, tra di noi, in questo spazio che ci ha fatto vedere all'inizio, tra la coppia, per esempio, quello spazio sospeso, come lo si può definire lo spazio in cui si troviamo questi spettri? È lo spazio che creano, è il tempo che creano. Per me, evidentemente, non so se posso dare io la mia interpretazione, non è questo il senso, ecco. Nelle tele vediamo dei corpi e il rapporto con i materiali e con la materialità della tela. Vediamo che la tela spesso viene in qualche modo forgiata intorno, o sagomata, diciamo, intorno al corpo. Quindi è un limite, un contenitore, ma vediamo anche l'indolizzazione del corpo, del suo spazio, è un qualche cosa di sospeso, di in between, capisco quello che dice, qualche cosa che è a metà, in qualche modo a metà tra il limite sociale, il limite personale, tra il privato, il pubblico, e questo spazio che lei vuole creare, è uno spazio da quale emergono questi vincoli, questi limiti, non siamo evidentemente privi di limiti, li viviamo anche noi. Forse è lo spazio del desiderio, corrisponde un po' come un alone, se sono degli spettri che in qualche modo galleggiano. Sapete, nei quadri religiosi quelle immagini forse sono un po' simili, non sono per questo sacre, ma forse sono, li ricordano, ecco, è quello il loro spazio. Non so chi li abbia costruiti, ma c'è uno spazio per loro. Volevo sapere quanto sono importanti i titoli. Se togliamo il titolo a un quadro, qualcosa succede? Beh, devo dire che i quadri non avevano i titoli, poi Jacqueline ha deciso di aggiungerli. No, evidentemente i titoli sono importanti. Tra l'altro, devo dire che Marlene Dumas scrive molto bene. È una grande scrittrice, ci sono volumi di testi suoi, quindi i titoli sono molto importanti, come tutto ciò che scrive, sono veramente molto importanti. Non è che siano una spiegazione o un'interpretazione del quadro, il titolo è qualcosa di più. Al suo spazio, aggiunge uno spazio e un... aggiunge, diciamo, il titolo aggiunge qualcosa al quadro. Se non ci sono altre domande, credo di poter ringraziare a titolo di tutti Elisabeth Lebovici. Grazie per questa conferenza veramente illuminante e importante. Grazie, grazie.